E stiamo fermi perché, caro Gasolio, non ce la famo più andare a mare. Andiamo a mare a 1,10 € attualmente, non ci si fa, lo sforzo è troppo. Pure che andiamo a mare possiamo fare. Non ci riusciamo neanche a fare parti, ecco. Zampe di canino, l'unico che non lascio la cazzata perché il Gasolio arriva alle stelle. Io ho 50 anni di pesca. Non capisco perché 7 anni fa noi pagavamo su 1,50 € c'è stato il barile, costava 1,50 € eh sì, $150 e il gasolio arrivava a 80 centesimi. Adesso invece il barile è arrivato a 100 dollari, 97. E ci è arrivato a 1,10 e sta ancora un aumento. L'ultimo che è arrivato è stato a 1,15 € e più sta più aumenta. E come si fanno a male? Non ci si fa proprio, non sappiamo che fare, o mettere in disarmo oppure il governo ci viene incontro e ci dà una mano. Tutto qua. Vabbè, tanto che stiamo a lavorare, che problema ci sta? Anzi, mo sai che c'è, mo voglio dire proprio se ce l'ho. Stiamo facendo una protesta contro il caro gasolio perché è insostenibile, non possiamo lavorare a queste condizioni perché non ci si fa, proprio non, è impossibile andare a mare e rimettere quello che si fa. L'unica cosa che chiediamo noi è il diritto di lavorare, quello che ci hanno tolto, per cercare di andare avanti e tirare avanti le famiglie, sia per quanto riguarda gli operai, sia per quanto riguarda noi stessi, perché così non si può, non si può. Allora abbiamo deciso di stare fermi e facciamo questa protesta contro lo Stato per vedere se ci dà una mano, se ci sente, se ci ascolta. Capiamo tutte queste difficoltà, però esistiamo anche noi. Quanto è arrivato? Mettilo un Anzio, metti il puntino sul no. capo. Vado su. Sì, no, su. La benzina è arrivata a più di 1 euro adesso. Barche che consumano 600-700 litri al giorno e sono spese che non si può, non ce la facciamo a sostenerle. Ci abbiamo gli operai che vengono pagati, paga contributi, paga, non, è impossibile. Non si può andare avanti così. Ci fermiamo noi, vediamo per il fresco qui, per i ristoranti che abbiamo qui in giro, se casomai sicuramente loro avranno difficoltà perché incontro a lavorare il fresco, incontro a lavorare pesce di importazione. Tutto qua. Le barche sono, diciamo tra barche e barche, c'è la barca più grande, c'ha più consumi, la barca più piccola ha meno consumi, però la problematica è la stessa. Caro benzina. Caro gasolio, chi c'ha più personale, chi c'ha meno personale, però stiamo lì, non è che uno sta bene e l'altro sta peggio, capito? La problematica è la stessa. Tutto lì.